Innanzitutto grazie che siete venuti in questa occasione per poter io con gioia e con soddisfazione che sono qui a presentare al Cesena e ai tifosi del Cesena questi due nuovi acquisti che di fatto sono i primi di questa nuova gestione. Sono due profili che io conosco e seguo da tempo, anche negli anni precedenti. Hanno due storie diverse. Michele Collocolo è un giocatore 99, è un giovane che abbiamo acquisito a titolo definitivo perché lui è svincolato dopo la stagione di Rende, ed è un giocatore che consideriamo una patrimonializzazione rispetto a un profilo giovane di 21 anni che va ad impolpare un reparto di centrocampo così come Davide Peterman, che è un po' più grandicello di lui, è un 94, e che ha una storia importante perché lui nasce nel Palermo, dove all'inizio della sua carriera, diciamo, carriera di calciatore vero, rappresenta una vera e propria, considerato da tutti, un astro nascente del calcio. Fa molto bene ed ha su di lui una grande aspettativa rispetto alle sue potenzialità. Purtroppo nella prima fase subisce un infortunio che un po' gli frena questo suo percorso. Nonostante questo calca piazze importanti, compreso Reggio Calabria, tra le più importanti. Io credo che rappresentino entrambi due giocatori importanti che possono essere e poi saranno utili alla nostra causa. Poi voglio dire, i percorsi di carriera si possono vedere e ognuno si può fare una sua idea, ma quello che io tengo a dire, come ho detto anche molte volte nelle precedenti occasioni che ho avuto modo di parlarvi, loro rappresentano fedelmente un po' lo spirito di quelle cose che volevamo fare. Entrambi mettono sul piatto la loro voglia di venire a giocare qua, a discapito di richieste importanti che avevano da altre società professionistiche e probabilmente anche più importanti da un punto di vista finanziario e economico per loro. In entrambi li ha accomunati la ferma volontà di venire a giocare per questa maglia, e io sulle loro qualità e sulla loro utilità rispetto al nostro progetto tecnico evidentemente metto la faccia e mi piglio la responsabilità di presentare due giocatori che hanno innanzitutto delle qualità umane importanti che io ho indagato parlando con loro prima di venire ad un accordo, perché volevo capire e sentire e percepire dalla loro voce la voglia di poter vestire questa maglia. Crediamo di avergli offerto un'opportunità importante, perché credo che vestire questa maglia sia un'opportunità importante, e io non c'ho un giorno che non vengo investito da innumerevoli telefonate di gente che si propone per poter e di voler far parte di questa società e giocare per questa piazza. Loro hanno manifestato fin da subito la ferma volontà di venire qua, non ascoltando e aspettando il Cesena per poter vedere concretizzata questa opportunità, e questa cosa l'ho apprezzata molto perché va in linea con tutte quelle cose che ho detto dal primo giorno che sono venuto qua. Io vorrei giocatori che danno valore all'opportunità di giocare qui. Loro l'hanno dimostrato con la voglia di venire qua, sedendosi e cercando un accordo che poteva soddisfarli, ma che probabilmente, ripeto, era inferiore anche alle altre opportunità che avevano. Questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. Noi abbiamo detto fin da subito che la differenza tra un profilo e un altro era proprio quella di percepire la voglia di
dare valore all'opportunità che noi gli presentavamo. E loro in maniera concreta lo hanno fatto. Quindi sono molto contento e credo che siano due giocatori che per caratteristiche tecnico-tattiche siano importanti per questa squadra, nell'impianto tattico che con il mister stiamo cercando di portare avanti. Michele è una mezzala di struttura, lo vedete. Credo che lui abbia dei grandi margini di miglioramento. Io mi aspetto che lui questo miglioramento, questi margini li vada a colmare. È un ragazzo che ha una storia particolare e mi ha colpito molto di lui il sacrificio, Michele, posso dirlo, che tu hai fatto per giocare a calcio nelle tue precedenti esperienze. È un ragazzo che per giocare, per inseguire il suo sogno, cresce nel settore giovanile del Cosenza, poi inizia il suo percorso. Non sto a dire se Cosenza fa bene o non fa bene a perdere un giocatore così, ma queste sono scelte loro. Io dico solo che Michele ha dimostrato, facendo partite, di essere un giocatore che meritava questa opportunità. L'ho seguito anche dall'anno scorso, non ve lo nego che anche quando lavoravo nel Novara, nella prima parte del campionato, della stagione scorsa, monitoravamo questo ragazzo perché poteva essere un obiettivo che aveva una logica e un senso. Quindi è una mezzala di struttura, di impatto, ha delle caratteristiche che si abbinano bene nelle due fasi ed è un ragazzo che per me ha grandi margini. Non vi nego che ho ricevuto tante telefonate da parte di miei colleghi di questa categoria dicendo che di aver fatto di aver preso un giocatore interessante, importante, di prospettiva. Io sono convinto che questo possa succedere. Michele si è approcciato molto bene, ripeto, mi ha dimostrato con i fatti di voler venire qua. Io questa cosa l'ho apprezzata molto e sono contento di essere riuscito a convincerlo perché lui possa essere stato il nostro giocatore. Ha dei margini di miglioramento che deve cogliere, quindi non è né Fellaini che è per struttura, né per capelli. È un ragazzo che deve e che può migliorare. Io su questo margine che lui ha voglio investire. Il Cesena gli ha proposto un vincolo contrattuale di 3 anni perché vuole lavorare con lui nel tempo ed è una operazione di quelle che parlavamo, se vi ricordate, in quest'estate, nell'inizio, negli albori di questo nuovo progetto tecnico. Di la società ha dimostrato di voler iniziare, no, a patrimonializzare di creare potenzialmente un valore. Ecco, che poi Michele possa essere un giocatore del Cesena per i prossimi anni oppure che il prossimo anno abbia delle opportunità per andare in un'altra parte, lo vedremo e dipenderà esclusivamente da lui. Noi dobbiamo cercare di mettere nelle condizioni perché lui possa migliorare e possa fare bene. E niente, da aggiungere ho poco. Mi ha praticamente colpito di lui la voglia, la volontà di venire, di vestire questa maglia. Io gli do un peso importante e credo che il valore dell'opportunità sia poco quantificabile, ma sicuramente è un valore molto alto. In un mondo in cui si pensa molto spesso ad ottenere subito qualcosa, piuttosto che investire su un futuro. Sì. Davide è un giocatore che ha giocato già in Romagna, nel Sant'Arcangelo, all'inizio della tua, quando sei uscito dalla stagione. Lì subisce un infortunio, purtroppo, al ginocchio, e che un po' ti limita. Lui era partito molto bene in quell'anno lì, mi ricordo, era un giocatore che nella prima fase era stato particolarmente meritevole di attenzioni, poi l'infortunio fa parte del percorso, però insomma è un giocatore che si assesta in questa categoria e l'anno scorso gioca praticamente tutte le partite mettendo a segno 3 gol ed è un giocatore che ha le caratteristiche che secondo me in questa rosa mancavano. Lui è un play di regia e di struttura perché è alto 1,87 m, 86, non so quanto sei, più occhi croce, e
ed è un giocatore che ha caratteristiche che secondo me in questa squadra mancavano. Abbiamo inserito centimetri, il mister è una delle cose che ci siamo focalizzate di dare comunque struttura ad una squadra che non deve subire la fisicità, vogliamo che non subisca la fisicità degli avversari, ma loro rappresentano due pezzi che alzano anche da questo punto di vista le caratteristiche del nostro centrocampo, insieme agli altri compagni, Ardizzone, Rosaia, i ragazzini che verranno inseriti. E Davide è un play moderno, perché ha qualità sia nel gioco corto che nel gioco lungo, ha regia, è mancino, è molto abile anche nei calci piazzati. Io mi auguro che lui possa confermare tutto quello che di buono si dice di lui. È una sintesi esatta di quelle che erano le nostre possibilità e le prospettive, perché è un giocatore di 25 anni, 26, e crediamo che lui possa essere un elemento importante, e di Michele e di Davide, due giocatori che hanno una logica rispetto a quello che noi cerchiamo e che dobbiamo fare, perché poi se loro fanno bene abbiamo azzeccato la scelta, viceversa no. Indubbiamente sono due giocatori che, in un caso Michele e Davide, hanno una logica all'interno di questa squadra. Se, per caratteristiche, nel caso di Michele per prospettiva, Davide per caratterizzazione del ruolo, per necessità tecnico-tattica. Questo il nostro arrangiamento è stato fatto un po' su queste logiche qua. Giocatori che conosco e che ho seguito da tanto e sono molto contento di averli qua. La prima reazione quando il direttore ti ha prospettato la possibilità di venire qui a Cesena? Sì, sono stato molto contento di quella chiamata, perché per me è una soddisfazione immensa essere qui in una società come il Cesena. È una piazza molto importante che ha fatto calcio a livelli altissimi. Per me e la mia famiglia è stata veramente una bella soddisfazione. Sì, io ho iniziato a Cosenza, agli Ivi Nazionali, sono andato via di casa a 15 anni, non è stato facile all'inizio perché sono molto legato alla mia famiglia, è stato un anno duro, però io credo sempre in un futuro migliore sia per me che per la mia famiglia, e voglio dimostrare tutto il mio valore, che negli anni passati ho sempre dato il massimo per il Cosenza, per il Rende, e adesso quest'anno per il Cesena darò il massimo e lavorerò duramente per, come dice il direttore, per migliorare me stesso e per dare un contributo alla squadra. Alessandro Bugliano del Corriere Romagna, ti chiedo se puoi illustrare un po' le tue caratteristiche e puoi anche raccontare il tuo cammino tra i professionisti, visto che hai debuttato giovane a Cosenza, hai fatto una partita, pensavo che avevi 17 anni, il tuo debutto in Serie C, poi hai fatto un anno a Francavilla in Serie D due stagioni fa, con una salvezza. Sì. Obiettivo, quest'anno magari l'obiettivo non l'avete raggiunto perché siete retrocessi, se puoi raccontare un po'. Sì, a Cosenza, il primo anno a Cosenza, ho fatto l'esordio l'ultima giornata di campionato a 16 anni, poi l'anno dopo, gli altri due anni, sono andato sempre in ritiro con la prima squadra, ma non sono mai stato considerato e non sono mai stato a quei livelli per giocare, non ero ancora pronto per dimostrare. Poi sono andato in prestito a Francavilla in D, lì ho trovato spazio, ho trovato una buona società dove fa calcio da tanti anni e mi sono trovato benissimo. Poi il Cosenza mi ha svincolato, sono andato a Rende, ho firmato lì due anni e mi sono trovato anche lì benissimo, la società mi ha trattato molto bene. Ringrazio il mister Rigoli per
avermi fatto giocare e mettermi in mostra per quest'anno. Senti, la differenza tra la Serie D e la Serie C che trovava l'anno scorso? Cioè, tu proprio da punto di vista in campo, i salti che hai visto, qualità? Sì. In C ci sono squadre molto più importanti, con qualità maggiori, tipo la Ternana, Regina. È stato molto, molto difficile giocare contro quelle squadre, perché in D trovi squadre molto più deboli rispetto a quelli della Lega Pro. In C il livello è molto più alto, però mi sono adattato molto bene l'anno scorso a Rende. Questo. 22 anni, giusto? 21 ne devo fare, okay. Sì. Ecco, che livello ti senti essere a questo punto del tuo percorso di crescita? Ancora. Stai basso. C'è tanto da. Devo ancora crescere tanto, sia a livello umano che a livello in campo. È normale che comunque qualcosa l'ho fatta, qualcosina, però c'è ancora molto, molto, molto da fare per arrivare ai livelli dove voglio arrivare. Guardando le cifre, prova a sintetizzare. Ma sì, è molto semplice. Quando sono arrivato in Romagna nel calcio professionistico ho fatto una grandissima partenza, avevamo una buona squadra, un ottimo allenatore che è Lamberto Zauli, e stava andando tutto come mi aspettavo io e come si aspettava la società a cui appartenevo, che era il Palermo. Purtroppo ho avuto la rottura del legamento crociato e quindi ho perso tutto l'anno. È stata una brutta botta, perché avevo grande entusiasmo, come ha detto il direttore, avevo tante aspettative sia io che il Palermo, però comunque sia è stato un brutto infortunio, ma mi sono rialzato, ho avuto un po' di difficoltà ai primi tempi, ma comunque sia non ho mai mollato e penso di essere arrivato oggi a Cesena con un grande bagaglio alle spalle e con tantissima voglia di fare bene. Cioè, l'anno scorso forse è stato il tuo primo anno di continuità e qualità, impressionante, no? Iniziate così, iniziate con tre gol, se così. Sì, è stato un anno molto importante e ringrazio la Vibonese e il mister Modica che mi hanno fatto stare benissimo. Abbiamo fatto un grande anno come squadra e anche io personalmente. È stato anche un anno in cui non ho avuto nessun problema fisico, anche perché oltre all'infortunio a Sant'Arcangelo, anche quando poi rientrai a Palermo i primi sei mesi di Serie B ho avuto un altro infortunio al collaterale. Invece l'anno scorso sono stato benissimo e sono stato contento sia per il mio percorso individuale che per quello di squadra. Peccato poi il lockdown, perché stavamo raggiungendo i playoff con grande merito. Tu hai un ruolo molto particolare, quello del play. Zeppi, oltre a essere tuo direttore sportivo, è stato anche lui un regista che conosce bene il ruolo. Sa bene che capita in una piazza che è più forte. Non lo so, capito, una piazza che è particolare per il ruolo di regista, per il ruolo di centrocampista, perché per dirvi Zeppi ebbe ha trovato qualche problema. Un giocatore come Iori credo che abbia sbagliato la sua unica stagione a Cesena, probabilmente. Cesena è una piazza che era innamorata di De Feudis, che è quello che l'ha preceduto, quindi avrai forse qualche piccola pressione. Oltre a questo ti chiedo anche, sei più regista difensivo, regista offensivo, cioè preferisci costruire, perché il regista è un ruolo che è determinante sia nel dare i tempi alla squadra che anche nel dare equilibrio, quindi certo. Sei un po' il cuore della squadra. Allora, intanto so che avrò delle pressioni, anche perché la società, l'allenatore e soprattutto i tifosi sicuramente si aspettano molto da me. Ma sono stato in piazze anche come Reggio Calabria, in cui la pressione ce l'hai dal primo giorno in cui arrivi. Purtroppo questo è il nostro lavoro, bisogna dimostrare giorno dopo giorno che siamo pronti per giocare in una piazza come Cesena. Io sono un play offensivo, mi piace far giocare bene la squadra, non mi piace tirare la palla fuori dallo stadio, quindi sono molto contento, anche perché il mister ha già le idee per proporre un calcio propositivo. Sto cercando di mettermi a completa disposizione
e ovviamente darò una mano alla difesa, all'attacco, al centrocampo, farò del mio meglio per, insomma, per far vedere che sono pronto per essere qui. Sì, sì, 12. Sì, perché una volta che mi sono liberato dal contratto col Palermo ho firmato lì un biennale e comunque sì, abbiamo avuto un po' di problemi anche societari perché prima della nuova presidenza Gallo stavamo per fallire e abbiamo avuto problemi, vabbè, non voglio entrare proprio nei particolari, comunque insomma ero arrivato a Reggio con grande entusiasmo sapendo di quale piazza si parla, poi forse ho preso l'anno sbagliatissimo, però non voglio assolutamente dare colpi alla società e a quello che c'era intorno, anche io sicuramente avrei potuto fare di più, però niente, poi è finito come è finito e sono ripartito. Esatto, sono molto ovviamente contento di essere qui, non sono qui a presentare di quale piazza parliamo, basta vedere lo stadio, la tifoseria, e ringrazio il mister, la società e il direttore per questa opportunità e niente, e senza che parlare troppo, voglio fare i fatti quest'anno insieme alla squadra, vogliamo toglierci grande soddisfazione, sicuramente raggiungere un piazzamento migliore dell'anno scorso e stiamo costruendo qualcosa di importante. Beh, sicuramente sì, le aspettative ne avevano tante nei miei confronti, ma anche io le avevo su me stesso, perché mi sento ancora oggi, mi sento un giocatore forte per la categoria, il mio obiettivo è quello di dimostrarlo qui a Cesena, che è sicuramente una piazza molto più importante della Vibonese in cui sono stato l'anno scorso, avrò più pressioni e quindi devo saper gestire quelle, devo essere costante in tutte le partite in cui avrò la possibilità di giocare. E l'obiettivo sicuramente è quello di fare il salto di categoria, perché in questi anni ci ho sempre provato, magari a parte gli infortuni ci sono arrivato quasi a un passo, però non voglio pensare già all'anno prossimo a quello che sarà, sono concentrato su quest'anno, perché insomma qui magari in quest'anno non sarà Serie B, ma come piazza penso sia una piazza di Serie A, quindi l'importante insomma è fare bene qui a Cesena al 100% quest'anno.